fantastico qui al centro commerciale Gran Sasso, vedete un numero 15, sono 15 anni, quindi buon compleanno al centro commerciale Gran Sasso, tra poco spegneremo le candeline e taglieremo la torta. Posso dire, dopo due anni, tornare a vedere il giorno del compleanno, l'istituto alberghiero al completo, vedere il presidente preparare una torta spettacolare, veramente è sopraffine, non so che dire, mi commuovo quasi perché veramente dopo due anni che abbiamo visto tante situazioni anche difficili, vederci nuovamente affacciare a un Natale come questo, dove praticamente si cerca un po' di recuperare un po' di normalità e di gioia. Bravissimo, quello che prima era normale, quello che prima era normale. Però allo stesso tempo la voglia di vivere, di stare insieme, di costruire qualcosa anche per questi ragazzi, di tornare a collaborare come abbiamo fatto negli anni passati e ancora di più. Per noi è bello, è l'essere praticamente questo centro commerciale, il centro commerciale della città di Teramo. Ragazzi, questi non vedono l'ora di mangiare, eh? Facciamo un applauso alla dirigente e poi tra poco si mangia, prego. Buonasera a tutti, buonasera, grazie. Come vedete il nostro istituto è un istituto che esagera in tutte le cose, è veramente un settore di eccellenza, quello della pasticceria. E oggi è una delle dimostrazioni. È una torta a base di pan di Spagna e frutta con crema chantilly, quindi è stata fatta con 550 uova di pan di Spagna. 550 uova? 90 litri di crema pasticcera, poi c'è una crema al mascarpone sopra e poi tutti questi decori di cioccolato. Siamo pronti, è arrivato il momento di tagliare la torta. Il direttore insieme all'istituto alberghiero di Teramo, tanti tanti auguri al centro commerciale Gran Sasso, buon compleanno, 15 anni. Siamo contenti dopo due anni di essere ritornati in questo che poi è un po' un centro di ritrovo anche dei cittadini teramani e siamo contenti di aver potuto dare la possibilità al centro commerciale di festeggiare insieme a noi con questa torta meravigliosa sulla quale avete potuto vedere delle sculture di cioccolata, delle vere opere d'arte realizzate dai ragazzi della quarta G di pasticceria. Approfitto dell'occasione per invitare tutti i cittadini teramani, in particolare coloro che insieme ai propri figli stanno per scegliere il nuovo istituto superiore, a venire sabato 3 dicembre dalle 9 alle 21 presso i nostri due poli, alberghiero in via Barnabei a Lacona, agrario Piano Daccio, per venire a conoscere la scuola, i laboratori, a fare delle degustazioni. Vi accoglieremo così come sempre abbiamo fatto con i nostri meravigliosi studenti e bravissimi docenti.